Ed eccoci qui, buona domenica, bentornati nella pasticceria di Rete 8 e vi salutiamo come ogni domenica da Scanno insieme al nostro caro Angelo Di Mazzo. Bentornati Jennifer, è sempre un grandissimo piacere, sembra che io mi ripeto in queste parole, però veramente sono felice che torni e che posso avere modo e maniera di salutare i nostri amici di Rete 8 e tutti gli amici d'Abruzzo. Grazie Angelo, che sono veramente in tanti a seguirci e perché le tue ricette sono bellissime. Grazie. E soprattutto sono rifacibili a casa, perché questo per noi è veramente importante, proporre ricette che i nostri telespettatori possano rifare nelle loro cucine, perché sono diventati bravissimi. Sì, 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 vedo, seguo, tanti chiamano che seguono Rete 8, ne sono felice per te e per tutta la redazione, per il grande successo e ovvio poi anche per me, per il mio paese Scanno, che comunque circola. Paese meraviglioso. Grazie, sì, sì. Bellissimo. Quindi è un piacere, insomma, avervi qui nella nostra pasticceria. E allora, Angelo, San Valentino è alle porte. Proprio su questo tema oggi, bellissimo, l'amore in tutte le sue forme. Sì. La rosa. La rosa è un fiore che io amo tantissimo perché è poi il fiore preferito di nostra madre, sì. Maria, no? Come inteso a livello religioso questo, sì. E penso che realmente, almeno per me, è un fiore straordinario. Ma credo che poi comunque rappresenti proprio l'amore, perché comunque il primo pensiero quando si vuole portare un fiore alla propria amata e perché no anche al proprio amato, sì, 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 si bellissimo. Pensa subito immediatamente alla rosa, sì. Regalate le rose alle vostre donne e anche ai vostri uomini. Se di cioccolato o di pasta di zucchero. Io la preferisco di pasta di zucchero, adesso lo dico, sì. Che orecchie per intendere intenda. Sì, no. Anche magari, non so, una rosa con sotto qualche ceppo di arrosticino, cioè, non lo so, capito? Cose di tipo gastronomico. Beh, noi, come si dice in Abruzzo, la rostella è fondamentale, no? Ora, questa è una pasta che si chiama un pastigliaggio giapponese, è un pastigliaggio morbido, ma allo stesso tempo che si asciuga non rapidamente, ha un tempo per poterlo lavorare. È fatto da una ricetta di amidi, che sono la fecola di proporzione uguale a 120 grammi, sia la fecola che l'amido di riso, l'acqua fredda e poi c'è un addensante che è la gomma adragante. Se volete comprarla in una farmacia la potete trovare, oppure oggi si riesce a trovare anche su ordinandola o nei negozi online. Specializzati oppure online. E si miscelano questi ingredienti. All'inizio risulterà difficoltosa riuscirla a fare amalgamare i primi minuti, dopodiché è ovvio, io ho messo, vi faccio vedere il colorante di barbabietola rossa proprio perché siamo sotto San Valentino, però si può lasciare bianca, gialla, come si vuole. Le rose sono di tanti colori, quindi sì, alla sì, fine sì. Si possono fare scegliere noi il colore che più ci piace, però il rosso devo dire che è veramente. In questo periodo poi, è proprio appropriato. È un colore naturale. Sì, no, sì, 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 è una cosa importante. Quello colorante naturale. È essenziale, no? E si può anche fare prendendo l'impasto, dividendolo a metà e fare il doppio colore, ad esempio giallo, rosso, oppure un rosa con un lilla, si possono fare tantissime cose. Ora, se tu vuoi, sì. Voglio far vedere come si può realizzare una rosa. Cerchiamo, se si prende un pezzettino di pasta che noi di pastigliaggio. Sembra quasi una specie di didò, cioè la consistenza. Sì, proprio. Sì, 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 sì. Si va a lavorare leggermente. Sì, sono proprio curiosa di vedere. Perché bisogna, tipo una plastilina. Esatto, sì, e quella è la consistenza, però si mangia.
Sì, allora devo dire, questo a livello gustativo non è proprio straordinario, si può mangiare come decorazione. Perché come decorazione sì, è perfetta, non ha nessun tipo di problema. Poi utilizziamo un piccolo mattarello. Poi ci servirà anche l'acqua, usiamo dei coppa pasta, che come ho fatto vedere l'altra volta, se non li abbiamo e non vogliamo neanche spendere dei soldi e andarli a comprare, prendiamo dei bicchieri, sì, e i bicchieri sono perfetti, anche dalle cuore più piccoli. A secondo, sì, delle tazzine da caffè, possiamo prendere la parte più piccola e con i bicchieri più grandi facciamo la parte esterna dei petali. È ovvio, qui dobbiamo lasciare sempre un po' di tempo per farli asciugare. Vedi com'è molto elastico, sì, però allo stesso tempo, quando si lascia asciugare per 10 minuti, mantiene la forma. Okay. Quindi si può... Quindi diciamo, questa è perfetta per decorare, se facciamo una torta, sì, sì, sì. Dei pasticcini, insomma, per personalizzare le come nostre no. preparazioni per San Valentino. Per fare dei cuori. Che bello! E poi da rivestire su un dolcetto che noi vogliamo realizzare. Anche se volessimo fare, ad esempio, non so, anche un semplice dolce, magari tipo, non lo so, anche una crostata, un ciambellone a forma di cuore. Certo, sì, sì. Quindi veramente perfetto. È stiamo dando una ricetta molto versatile, sì, 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 sì. Per poter personalizzare le vostre ricette dell'amore. Ma rivestire in qualsiasi momento dell'anno, non c'è bisogno di San Valentino per celebrare l'amore, assolutamente. Ma noi ovviamente approfittiamo di queste festività per ricordarci che insomma l'amore è meraviglioso. Sì, ecco, vedi Jennifer, sì? Allora qui abbiamo tirato la pasta, quindi non c'è bisogno di sfogliatrici, basta avere un tavolo da lavoro, un mattarello piccolino, delle piccole attrezzature e andiamo a ritagliare la parte, i petali li possiamo dividere in facciamo 3 o 5 per io voglio vedere come la si parte fa. Sono troppo curiosa e poi una la voglio fare io. 2, 4, 5, certamente. Falli pure no? Per me così ti seguo. Ok, perfetto. Facciamo assieme così lo ritiriamo. Allora, sì, 5. Sì. Io adoro fare queste cose. 1. Poi con il nostro chef che può 2, essere... 2. 3, no, ma dico, guarda, ci sono delle casalinghe bravissime, sì, che fanno dei lavori, delle torte meravigliose, veramente. Quindi sono molto brave e ho visto quello che tu fai e sei veramente molto appassionata. Io di amo cucina mangiare, e sei che è una cosa, voglio dire, ci leviamo pure quello. Esatto. 2, 4, 5. Allora, poi tiriamo un altro po' la... Anche possiamo farle invece di 5, possiamo fare anche 3. Allora, un'altra fase. Prendiamo il bocciolo, facciamo una sfera e poi all'estremità del palmo delle mani facciamo nascere il bocciolo centrale. Okay. Lo poggiamo. Così, e con il mattarello, sì, la parte esterna del petalo, vedete? Sì. Li possiamo... Facciamo il bocciolo. Proviamo a fare il bocciolo. Io li stendo, 2, così facciamo tutti i petali. Poi vedi che non attacca, non è sul tavolo, è veramente un bellissimo impasto. Per poter il pastigliaggio giapponese è molto versatile per fare tante cose, ma soprattutto per la decorazione dei fiori, qualunque esso sia il fiore si può realizzare senza nessun problema. È ovvio, se noi vogliamo fare una rosa più grande bisogna farci tutti i petali, li lasciamo asciugare una decina di minuti e man mano... Beh, con è un pochettino... bruttissimo, però... No, va benissimo, è perfetto, perfetto. E poi una volta tirati tutti, possiamo fare anche una rosa più piccola e una più grande. Okay. Va bene? Nel frattempo che io tiro questi, ti faccio vedere, tu incominci poi a inserirli tu gli altri petali. Sì, iniziamo dalla tua di rosa. Beh, questa la fai tu e la puoi... Okay.
regalare a tuo marito. No. Vabbè, io la omaggio a tutti i miei telespettatori, a tutti i nostri telespettatori e anche a mio marito, ovviamente. Ma la voglio dedicare veramente a tutti coloro che ci seguono con passione da tanti anni. Va bene, certo, per certo. Benissimo. Allora, una volta che abbiamo tirato tutti i petali, si fa questa operazione. Un pochettino di acqua, la passiamo all'estremità della nostra parte più larga per fare attaccare, ne basta un po' e iniziamo dalla parte del bocciolo a inserire il nostro petalo e si chiude in questa maniera. Metto qui così è più facile, sì, poi anche per la ripresa. Allo stesso tempo prendiamo l'altra rosa e chiudiamo dalla parte opposta dell'apertura i due primi boccioli, no? Ok, e andiamo avanti. E si va avanti. Però dal secondo dobbiamo incrociare in questa maniera. Apriamo leggermente il petalo. Mettiamo da un lato e poi dall'altro. Da un lato, sì. Vedi, dobbiamo praticamente la parte del basso della rosa e dobbiamo metterlo incrociato. Ok? Vedi la bellezza di questo pastigliaggio, perché comunque mantiene la struttura. Sì, che meraviglia. Ora, prendiamo la parte sempre della base e possiamo leggermente anche allargare un po'. Poi, volendo dargli ancora una forma più similare alle rose che ci sono in natura, pieghiamo il nostro petalo. Che manualità! E lo lasciamo asciugare. E diciamo, la possiamo fare anche più grande, la rosa a secondo dei petali che noi vogliamo andare a inserire all'interno della nostra rosa. Ed eccola qui, amici, la nostra rosa di San Valentino, dedicata, certo, all'amore. Benissimo, ecco. È bellissima. Questa allora la doniamo, come hai detto tu, a tutti i nostri telespettatori e che regni l'amore sempre nelle vostre case. Ovunque, ovunque. Esatto. Grazie Angelo, grazie a voi per essere stati insieme a noi. Ci vediamo ogni domenica su Rete 8 con la nostra pasticceria e io ovviamente vi aspetto tutti i giorni per tutte le altre puntate. Ci vediamo domani. Arrivederci.